Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Ti sei sempre chiesto lo scopo di alcuni articoli? Perché esistono e a cosa servono realmente? Oggi ti mostreremo 10 cose di cui non conoscevi lo scopo. Se hai voglia di imparare cose nuove, troverai sicuramente questo video interessante. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. I forni a microonde sono diventati parte integrante delle cucine moderne. Grazie all'ingegnere americano Percy Spencer, il mondo oggi può godere di questa straordinaria tecnologia. Nel 1946 fu venduto il primo forno a microonde con il brevetto Radarange. Forse ti sei chiesto perché i forni a microonde hanno una sorta di rete metallica? È progettato in modo che tu possa guardarlo attraverso per vedere il tuo cibo, ma la rete impedirebbe anche alle onde di fuoriuscire e quindi trattiene le radiazioni. Numero 9. I gatti sono molto amati da molte persone, ma sono anche animali misteriosi, e se hai un gatto tu stesso, potresti sapere che una delle cose misteriose che fa un gatto è impastare, ad esempio con le zampe anteriori su una coperta. Questa azione risale ai tempi in cui i gatti lo facevano nell'erba alta o nelle foglie. Sembra carino, ma perché i gatti lo fanno sempre? Impastare potrebbe fornire loro una sensazione confortante che il gatto ha imparato quando era un gattino durante l'allattamento al seno della madre. I gatti possono anche impastare per marcare il loro territorio. In questo modo rilasciano il loro profumo sulla coperta. Quindi, quando il gatto ti fa questo, in realtà significa che è il tuo capo. Numero 8. Le ciambelle sono uno dei dolci più popolari al mondo, ma non solo per il loro sapore, ma anche perché hanno un buco nel mezzo. La storia inizia con il marinaio americano Anson Gregory che inventò la ciambella all'età di 16 anni. Secondo la storia, era a bordo di una nave e durante una tempesta infilò il suo panino su una ruota per poterlo mangiare in seguito. Ma perché oggigiorno le ciambelle hanno ancora i buchi? Il problema è che la parte centrale della ciambella non è cotta bene. Quindi l'idea era di fare un buco nel mezzo, in modo che la ciambella fosse cotta in modo uniforme. Numero 7. Presta molta attenzione a questo prossimo argomento perché per chiunque sia spesso in macchina potrebbe salvargli la vita. In molte auto, infatti, puoi staccare il poggiatesta e usarlo in caso di emergenza per rompere il finestrino della tua auto. Ma secondo diversi esperti, non era questo il motivo principale del poggiatesta. Infatti è stato installato in modo da poter essere facilmente regolato e rimosso per la pulizia. Lo scopo primario, infatti, è quella di prevenire il colpo di frusta. Ma se dovessi mai finire nei guai, ora conosci un modo per scappare dall'auto. Basta battere il poggiatesta in un angolo del finestrino. Ma se dovessi rimanere bloccato in macchina, adesso sai come uscirne. Numero 6. Hai mai volato su un aereo per un altro paese? Se sì, hai mai notato che c'è un piccolo foro in basso al centro della finestra? Se è così, ti sei mai chiesto a cosa serve? Non preoccuparti, per rassicurarti, il buco non è pericoloso. L'aereo ne ha bisogno in modo che tutti siano al sicuro. Questo piccolo foro è in realtà chiamato foro di sfiato e il suo compito principale è quello di aiutare a regolare i cambiamenti di pressione quando l'aereo ha raggiunto una certa altitudine. Le differenze di pressione all'interno e all'esterno dell'aereo possono causare pressioni al veicolo. Il foro di sfiato aiuta a equalizzare. Non solo, ma controlla anche le differenze di temperatura. Senza questo piccolo foro, i finestrini dell'aereo si appannerebbero facilmente e non potresti goderti la vista durante il volo. Quindi, come puoi aver capito, il buchetto gioca un ruolo importante durante il volo. Numero 5. Hai mai visto un lecca-lecca? E ti sei sempre chiesto perché c'è un buco nel bastoncino? Te lo dirò, ma prima ti racconterò la storia dietro il lecca-lecca. Vedi, non è molto recente, perché migliaia di anni fa esisteva una versione simile del lecca-lecca. Gli archeologi hanno scoperto che gli antichi cinesi, egiziani e arabi stavano già mangiando lecca-lecca, solo che questi erano dei lecca-lecca fatti di frutta e noci con del miele. Nel 1908 il lecca-lecca come lo conosciamo oggi fu ufficialmente messo in vendita sul mercato. Quando finisci il lecca-lecca e rimane solo il bastoncino, noti che c'è un buco all'interno. Ma perché ci sta? La caramella si scioglie in quel foro, così rimane attaccata al bastoncino. Quindi, se il buco non ci fosse, le caramelle cadrebbero. Numero 4. Se sei una persona che ama il fè da te, allora potresti già saperlo.
I coltelli multiuso vengono utilizzati in molte attività di fai da te e quello che sto per mostrarti è utile nel caso non lo sai già. Il coltello estensibile è un design rilasciato nel 1956 dal produttore giapponese Olfa Corporation. Quando la lama diventa smussata devi romperla. Normalmente potresti farlo con altri strumenti, ma questi coltelli hanno un cutter integrato che puoi usare per ottenere una nuova lama. Assicurati solo di tagliarla in modo sicuro e di non puntarla verso di te. Ora che lo sai, la prossima volta non dovrai prendere più un paio di pinze. Numero 3. Ti sei sempre chiesto come sono fatti i preservativi? Come puoi vedere, sono fabbricati in un gran numero di migliaia di aziende come Trojan. Il primissimo preservativo è stato realizzato da Julia Smith ed è stato fatto con il budello di agnello. Ma sono stati anche realizzati migliaia di anni fa per la protezione contro i parassiti e persino gli spiriti maligni. Ma oggi il lattice è il materiale principale utilizzato per i preservativi. Sono creati da stampi in vetro che immergono nel lattice per renderli resistenti e lisci. Dopodiché vengono essiccati in una macchina. Infine vengono sottoposti a diversi test, inclusi test dell'aria e dell'acqua prima di essere imballati. E così ora sai come sono fatte queste cose che impediscono la riproduzione. Numero 2. Mai capitato di camminare fino al parcheggio e dimenticare dove è parcheggiato l'auto? È ovviamente molto fastidioso quando non riesci a trovarla subito. E anche se hai le chiavi della macchina a distanza, se non hai raggio d'azione non le puoi ancora usare. Ma c'è un modo per aumentare la portata del telecomando. Questa idea proviene da un ingegnere radiofonico di nome Tim Pozar. Tieni le chiavi della macchina sulla testa e poi premi il pulsante. È così semplice. Può sembrare poco plausibile, ma dovrebbe funzionare davvero. Secondo Tim, i fluidi della tua testa sono ottimi conduttori e questo aumenta la portata della distanza. È come usare la testa come un'antenna. Per risultati migliori puoi anche posizionare la parte metallica della chiave sotto il mento e puoi aprire la bocca quando premi il pulsante. Provalo e facci sapere nei commenti se ha funzionato. Numero 1. Prima che i vini venissero conservati in bottiglia, i nostri antenati usavano altre cose per conservarli e sono tutti interessanti. Ad esempio, i georgiani dell'anno 6000 usavano chevri per conservare il loro vino. Gli egizi usavano vasi di ceramica che chiamavano anfore. Fu solo nel XVII secolo che i produttori iniziarono a conservare il vino in bottiglia. Ma perché le bottiglie di vino hanno una punta sul fondo? Questi sono in realtà chiamati punt e sono lì per una serie di motivi. Poiché il vino continua a fermentare nel tempo, la pressione può accumularsi all'interno. La punta rende la bottiglia più forte in modo che possa resistere alla pressione. Le punte sono anche lì per far sembrare la bottiglia più grande di quanto non sia in realtà. È anche una sorta di strategia di marketing. Si dice anche che aiutino a raffreddare più velocemente perché aumentano la superficie della bottiglia. Imparato qualcosa di nuovo oggi? Conosci altre cose particolari? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.